Torna la casa di Babbo Natale a Castel Castagna. Ormai è diventato un appuntamento imperdibile non solo per tanti bimbi ma anche per tanti adulti che si divertono con una casa arredata proprio in stile Natale. Sì, torna anche quest'anno l'ottava edizione, un'edizione anche questa tanto attesa. Cominciano già ad informarsi in estate, in piena estate, se la casa verrà rifatta o meno. Quindi siamo veramente contenti, soddisfatti. La casa di Babbo Natale è sempre caratterizzata da tanti laboratori all'interno dove i bambini potranno realizzare lavoretti e portarli poi naturalmente a casa. Si arricchisce di tante novità, infatti all'interno della casa quest'anno i bambini troveranno il villaggio degli elfi, il bosco incantato, lo troveranno proprio all'ingresso della casa, quindi sarà una dolce sorpresa. All'interno, chiaramente dopo aver fatto i laboratori, i bambini usciranno fuori e entreranno all'interno del villaggio degli elfi, un villaggio dove dovranno attraversare un ponticello dove sotto scorre un fiumiciattolo e potranno ammirare e apprezzare le varie casine dei vari elfi, l'elfo falegname, l'elfo truccarello, insomma tutti gli elfi di Babbo Natale. Dopodiché quest'anno la casa si è arricchita anche del garage, Babbo Natale quest'anno ha anche il garage dove è parcheggiata la sua macchina d'epoca. Ci saranno anche le renne vere di Babbo Natale su alcune date naturalmente, non potranno mancare all'inaugurazione che sarà l'8 dicembre alle ore 17 e l'8 dicembre come da tradizione verranno regalati dei gadget ai bambini, quest'anno c'è la sciarpa di Babbo Natale. Naturalmente l'ingresso alla casa di Babbo Natale è un ingresso gratuito come da tradizione.